fatto di Marcotti sulle fonti TV, appuntamento settimanale con Giancarlo Marcotti che vado subito a salutare, Finanza in Chiaro. Ciao Giancarlo, bentrovato. Ciao Manuela e come di consueto un saluto a tutti gli E ascoltatori. anche oggi una bella scaletta con te Giancarlo, perché parleremo anche con te di referendum. Adesso mostriamo nuovamente i dettagli che hanno caratterizzato questa tornata e poi di amministrative, perché si è votato anche per il rinnovo dei comuni in circa 1.000 comuni italiani. E poi parliamo del tonfo delle borse a cui abbiamo assistito in chiusura della settimana scorsa dopo la decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi, e la settimana non è iniziata proprio nel migliore dei modi. E peraltro questa settimana ci sarà anche la Fed e non solo, anche altre banche. Diciamo che è la settimana delle banche centrali, perché anche la Bank of England potrebbe decidere di alzare ancora i tassi per la quinta volta consecutiva. Allora, partiamo subito, lo dico anche alla regia, dal flop referendum, così come l'abbiamo definito noi, e ti chiedo intanto, mentre mostriamo cos'è accaduto con il cartello numero 1, ti chiedo se è stata una sconfitta dei cittadini o della politica. Intanto ricordiamo che ha votato il 20,8% degli italiani, il sì è avanti in tutti i quesiti, perché chi è andato a votare evidentemente voleva abrogare, appunto, perché di questo si trattava, le leggi in essere. Chi è che è stato sconfitto principalmente? Principalmente la tua visione di questa tornata elettorale. Penso più la politica che non i cittadini, anche se sono stati sconfitti anche i cittadini, ovviamente. Io ero in collegamento precedentemente, quindi ho sentito il professore parlare con il quale mi sono trovato molto d'accordo su alcune cose. Penso però che non abbia sottolineato abbastanza che effettivamente questo era un flop annunciato, anche perché magari, come ha detto lui, gli argomenti non scaldavano il cuore degli italiani, ma soprattutto perché i media non ne hanno assolutamente parlato. E dato che la stragrande maggioranza dei cittadini si informa tramite giornali e TV, se i giornali e TV hanno teso proprio un silenzio assoluto, assordante, si diceva una volta, sui referendum, è chiaro che poi io penso che dell'80% che non è andato a votare, almeno il 30 e il 40% non sapeva neanche che si andava a votare, non che non voluto andare a votare, non era a conoscenza. Ma perché non ne hanno parlato secondo te? So che è una domanda difficile, perché bisognerebbe chiedere uno a uno, però effettivamente c'è stato un silenzio generalizzato. Peraltro ricordiamo, appunto, ti chiedo, quello che ti posso chiedere io, se è stato un tentativo di affossare una classe, un partito politico, che poi ricordiamo che questi referendum sono stati voluti dalla Lega e anche dai radicali che li hanno appoggiati, quindi non solo dal partito di Matteo Salvini. Ma c'è dietro qualcosa di politico o perché? Perché siamo presi da altre cose, banalmente, in questo momento, anche se non è una giustificazione, ovviamente. Beh, anche chi ha promosso il referendum, per la verità, non sembra che abbia fatto molto per renderlo pubblico. Certo, non è colpa della Lega se TV e giornali non ne hanno parlato, però avrebbe potuto fare qualche cosa in più i promotori del referendum. Ma Manu, io vorrei cioè citare una frase del compianto presidente Cossiga, che per me è stato l'ultimo grande nostro presidente, quando ha detto: sì, si va a votare, però nella realtà chi comanda la magistratura comanda. Quindi purtroppo io ero certo, per i motivi che ho detto, ma anche per altri motivi, che non si sarebbe raggiunto il quorum, perché la magistratura non viene riformata, non può essere riformata dai cittadini, deve essere riformata all'interno, e all'interno c'è una gran voglia di mantenere le cose così come sono. Allora, il cartello 3 che ripropongo, con due domande che abbiamo messo in evidenza, una hai già risposto, all'altra cosa rispondi? Il quorum sarebbe da abolire? Sì, no. Io direi di sì, perché se
Sai che diciamo, ho un occhio privilegiato nei confronti della Svizzera e nella Svizzera, che è appunto uno stato nel quale i referendum sono cosa quasi settimanale, insomma comunque molto frequente, il quorum non c'è. Secondo me è da abolire, cioè in quella maniera allora chi è contrario deve fare a sua volta campagna per votare. Ah, certo, no. E soprattutto anche i cittadini contrari devono andare a votare, perché altrimenti possono solo semplicemente non andare a votare, perché sono referendum abrogativi, quindi se non si va a votare non cambia nulla fondamentalmente. Esattamente, quindi io sono dell'idea di proprio abrogare. Ho sentito anche il professore che voleva adattare, diciamo, il quorum alla percentuale delle elezioni politiche, eccetera, così. Potrebbe già essere un passo avanti, ma visto che ci siamo, abroghiamo il quorum e non se ne parla più. Va a votare il 10% delle persone, vuol dire che il 90% delle persone voleva che il 10% delle persone decidessero per loro, quindi... È certo. E poi abbiamo visto, e poi cambiamo argomento con te Giancarlo, possiamo comunque avere un flash ancora del cartello numero 2, com'è cambiata la situazione della partecipazione attiva quando sono stati istituiti dei referendum, perché se prima il quorum veniva sempre raggiunto, cartello 2, grazie dalla regia, se prima il quorum veniva sempre raggiunto, quindi parliamo di anni tra il 1974 e il 1995, in cui tra tutte le consultazioni sono state 9, non so se abbiamo il cartello 2 per favore dalla regia, abbiamo lo schema ben definito, solo una non ha raggiunto il quorum, mentre invece se arriviamo a tempi nostri è il contrario, solo una consultazione ha raggiunto il quorum, quella del 2011, cioè si è invertita proprio la tendenza, Giancarlo. Sì. Perché? È perché questo quorum al 50% è elevatissimo. E per questo gli italiani si sono disamorati del voto. Lo si vede anche proprio nelle elezioni, anche in questa elezione qua, cosa è andato a votare? Parlo quelle amministrative, la metà delle... Amministrative 54, dico subito esattamente, il 54-72. Insomma, poco più della metà delle persone, quindi è chiaro che gli italiani non... o sono più distratti oppure non hanno... cioè non credono che con il voto possa cambiare, di conseguenza c'è questo abbandono del voto. Ecco, nelle elezioni politiche il quorum non c'è, vorrei avvisare gli italiani di questo, no? Cioè, se non andate a votare state votando nella stessa maniera di chi è andato a votare. Assolutamente, di chi poi vota, cioè diciamo della maggioranza che vota un partito che poi sarà quello che insomma entrerà. Sarà nella maggioranza di governo. Sì, da questo punto di vista effettivamente sarebbe un modo per dare maggiore responsabilità a tutti quanti. Però indubbiamente poi ci dobbiamo, cioè insomma è sempre il solito discorso di questa disaffezione alla politica, no? Perché anche sulle amministrative, che notoriamente sono anche quelle che ci danno modo di fare eleggere persone che conosciamo sul territorio, però è evidente che anche qui non c'è molta voglia, no, di dare il compito di amministrare la nostra città, quindi le nostre cose più dirette, a persone di cui ci fidiamo evidentemente non sappiamo chi votare. Così un'analisi molto spiccia e molto superficiale, mi rendo conto, però penso che sia il meccanismo un po' che scatta nella mente della maggior parte delle persone, Giancarlo. Sì, e poi soprattutto almeno negli ultimi anni la convinzione che di molti italiani che votare centrodestra o centrosinistra non abbia differenza, insomma sia la stessa cosa, che le cose non cambino, e questo ovviamente porta molti a non andare al voto. Esatto, allora Giancarlo torniamo sui mercati, terzo titolo, il tonfo delle borse dopo il rialzo dei tassi, cosa aspettarsi ora? Io mi aspettavo che il mercato avesse scontato maggiormente la decisione della Banca Centrale Europea e anche dello spettro della stagflazione / stagnazione. Giancarlo, evidentemente non è stato così o non è così per il momento. Tu che idea ti sei fatto e cosa secondo te bisogna aspettarsi ora? Purtroppo adesso
So che è brutto, ma insomma, tu mi conosci, Manuela, non sai perché lo dico, insomma, ma devo citarmi in pratica. Intorno, adesso non mi ricordo il giorno preciso, ma intorno al 20 di gennaio, avevo fatto un video, dal titolo, Crisi finanziaria, ci siamo. Perché già dall'inizio dell'anno, quindi prima del conflitto ucraino, già dall'inizio dell'anno c'erano i segnali che qualcosa non andava, o comunque i segnali c'erano già da molto prima, voglio dire, però sui mercati erano stati così nascosti, no? Noi fino alla fine dell'anno scorso le borse hanno continuato a salire. Ecco, il fatto è questo: quando c'è inflazione, sui mercati finanziari, a tutti va bene, quell'inflazione lì piace perché crescono i valori, insomma, dei titoli. E questa ma è inflazione, cioè è un gonfiamento di quei titoli, quindi prima o poi la si deve pagare. Io lo dicevo un po' di tempo fa e lo avevo ribadito con precisione il 20 o comunque insomma intorno al 20 di gennaio, perché in quel momento io avevo sottolineato insomma i minimi decrescenti. Adesso non voglio entrare nei discorsi tecnici perché ci sono persone molto più qualificate di me che parlano appunto però ci sono degli aspetti che insomma sono un po' conosciuti da tutti, che i minimi crescenti appunto portano all'aumento dei mercati, i minimi decrescenti portano a una diminuzione. E lì avevo notato, insomma, che questi minimi decrescenti cominciavano ad essere la normalità, e questo avrebbe portato senz'altro a far scendere i mercati. Adesso anch'io forse pensavo che fosse un po' più scontato le decisioni della Lagarde. Probabilmente, anzi, senza probabilmente, non è così, visto cosa è successo venerdì e che cosa sta succedendo oggi, perché ho visto i future i tre indici americani, insomma, Dow Jones, Standard & Poor's 500 e Nasdaq, almeno fino a poco tempo fa erano meno 2, meno 2,5 e meno 3%, se teniamo conto di quello che aveva già perso il venerdì scorso, siamo, insomma, su livelli molto preoccupanti. Esatto, e potrebbe aggravarsi la situazione. Allora, oltretutto, oltre alla decisione della BCE e della reazione dei mercati rispetto al rialzo dei tassi di interesse, c'è stata l'inflazione americana che è salita ancora 8,6%. Peraltro c'era stato un po' di ottimismo, no? Perché gli analisti avevano previsto una stabilità, non tanto un calo, ma partivamo da 8,3 e lì dovevamo stare secondo il consensus. Invece no, ancora siamo andati oltre. La guerra è ancora in corso, Giancarlo, quindi questo non può certo portare nulla di buono. Questa settimana la Fed, la Bank of England, insomma, potrebbe peggiorare la situazione. Te lo chiedo, magari no. Eh sì, purtroppo sì. Il fatto è che quando i mercati cominciano a stornare in questa maniera, poi il fondo non si riesce a stabilire, perché obiettivamente abbiamo sempre pensato questo è il fondo, poi lo abbiamo superato e di conseguenza ad un certo punto entra il cosiddetto panic selling, insomma le vendite su panico. Quindi non è da escludere che i cali possano anche continuare nei prossimi giorni. Assolutamente, assolutamente sì. Ma senti, ma che voto ti senti di dare a Christine Lagarde al board? Perché poi lei la guida, la BCE, insomma, però non è che prende le sue decisioni da sola, Ma così. guarda, effettivamente ti stupirai perché nel senso che se sono io a dover difendere la Lagarde vuol dire che c'è qualcosa che non va, insomma. Ma io perché la difendo? Perché oggi gli contestano quello che tutti gli hanno chiesto di fare.
questa è la difesa che do d'ufficio alla Lacazette. Aspetta, aspetta, allora, perché poi ci sono poi delle considerazioni anche un po' sottili. Allora, diciamo che l'errore che viene imputato di più alla Lagarde alla BCE è quello di essere intervenuta più tardi rispetto a quello che avrebbe dovuto, perché appunto di inflazione alta si parla già da tempo, la situazione è solo peggiorata. La Lagarde però ha aspettato. Ma i mercati quindi non avrebbero voluto un intervento magari più graduale, ma precedente a quello che è stato? Domanda numero uno. Quindi cosa, anzi no, domanda numero due è quello che stavi dicendo tu. Che cosa ha fatto che doveva fare? Cioè, cosa le hanno chiesto che lei poi effettivamente ha fatto a questo punto? Visto che è intervenuta solo adesso, intendo dire. Ma è la famosa questione del temporaneità dell'inflazione. Sì. È questa. Lei ha accettato questi, ha fatto suoi queste previsioni, per me sbagliate, ma chiarisco. Allora, io ero per intervenire prima, ovviamente, se ho insomma, ma tu Giancarlo me l'hai detto, tu me l'hai detto anche in tempi non sospetti, io lo dico sempre perché è vero che bisognava fare qualcosa a livello di banche centrali, quindi confermo. Certo, ecco, quindi non sono io che devo difenderla, ma la difendo perché mentre in quel momento tutti gli dicevano di aspettare, di non prendere delle decisioni affrettate, che negli Stati Uniti era una cosa ma che in Europa era un'altra, poi quando le cose sono un po' precipitate adesso la accusano di aver aspettato troppo. Cioè, ma andiamo a vedere che cosa si diceva qualche mese fa. La Lagarde, ripeto, secondo me ha fatto quello che gli avevano chiesto di fare. Purtroppo non ha neanche lei ovviamente la sfera di cristallo, ma in ogni caso si è ritrovata una situazione in mano davvero incandescente, insomma. Mm-hmm. E quindi perché questa reazione a questo punto? Ma perché la situazione era grave, cioè obiettivamente era grave. Stabilire quanto è sempre difficile. No, certo, mi rendo conto, Giancarlo, ovviamente sì. Però la situazione era grave e adesso le persone se ne sono accorte. Quindi, ripeto, io spero che, perché naturalmente non è che sia un disfattista io, ma spero che si possa insomma attenuare un po' questa tempesta che c'è un po' sui mercati, però obiettivamente guardando la situazione, vedendo, per esempio io ho visto questo yen a 135 nei confronti del dollaro. Ai minimi lo yen, bravissimo, assolutamente, ai minimi da, adesso non ricordo esattamente, ma vado a prenderlo perché me l'ero segnato e hai fatto benissimo a riportarlo in evidenza. Sì, prego, prego Giancarlo. Certo, deriva dal fatto che la banca centrale giapponese continua a mostrarsi così, diversa da tutte le altre banche centrali. Però è una situazione che secondo me deve trovare una, perché è chiaro che così avrà un maggior possibilità di esportare l'industria giapponese. Però, ai minimi in 23 anni, scusami, ci tenevo, non ricordavo, mi ricordavo 20, ma 23 anni, prego. Sì. Quindi torniamo indietro, insomma, di un bel po' di tempo. E se andiamo a vedere quei minimi lì, erano durati pochissimo, qua invece non sappiamo ancora come andremo a finire. Quindi questa differenza del Giappone rispetto a tutte le altre economie inciderà anche questo incide sulle decisioni che ha preso anche la Lagarde, cioè vedendo anche appunto il Giappone che non si muoveva, era
non che fosse un rischio, ma era la speranza era davvero che quell'inflazione del quale tutti parlavano fosse una cosa temporanea. Mm-hmm. Giancarlo, ti leggo questa domanda: secondo voi è controllabile questa inflazione internamente dell'Europa, ossia con l'intervento della BCE? Anche qui adesso si è cominciato, cioè diciamo il programma è cominciato, nel senso con il rialzo dei tassi, ma bisogna vedere poi come si controllerà anche il discorso della crescita, no? Certo, è difficile, è difficile. Io ho sempre detto, al di là della Lagarde, Draghi o Trichet, che è stata la persona che più ho contestato nella mia vita, sono stato anche lì molto pesante, però insomma bisogna riconoscere che fare il presidente di una banca centrale è difficilissimo, prendere quelle decisioni è difficilissimo, quindi ripeto, non voglio adesso essere io a difendere la Lagarde. Mm-hmm. Secondo me ha agito con ritardo, ma è anche vero che qua siamo il rischio è veramente di tornare a livelli 2007-2008, cioè come crisi, come appunto difficoltà dell'economia, ecco. Okay, quindi c'è chi è molto critico. Allora, loro ci conoscono, noi invece no. Secondo me influenza marginalmente, perché quando non hai controllo sulla parte energetica e parte della supply chain sei sotto scacco matto. Beh, questo è vero, è chiaro che se non si ha l'indipendenza. E poi un altro amico scrive, va là, proprio dando vigore a quello che scrive, non c'è nessuna BCE, sono tutte marionette. Vabbè, insomma... Io leggo, no, c'è, ambasciatore c'è, non c'è. Esatto, ambasciatore no, non no, porta no, pena, no. Io leggo i messaggi, no. Perché leggiamo sempre, allora, tutto. Sì. Voi sapete che io sono assolutamente contrario alla BCE, nel senso che secondo me la BCE è un'anomalia, cioè in effetti obiettivamente è un'anomalia, non è che ci sia un'altra banca centrale che è la banca centrale di 19 stati differenti, no? C'è solo la BCE che è una banca centrale di 19 stati, quindi l'anomalia della BCE è evidente a tutti, non è una cosa, però esiste e prende delle decisioni, non è che non conti nulla, anzi esiste e prende delle decisioni. Questo... No, certo, e vabbè, poi altri messaggi, il dottor Marcotti è straordinario, lo seguo sempre, poi chi aveva scritto Giusi, se non votiamo diamo terreno fertile per scrive questi maledetti, immagino intenda dire appunto la politica, non lo so, perché stavamo parlando un po' della sconfitta politica, cittadini eccetera, e quindi evidentemente Giusi ha confermato che è andata a votare, anche se poi a votare sono andati pochissimi italiani. Emanuela, scusa un secondo, a proposito di votazioni, ecco, magari diciamo anche che ci sono state delle elezioni in Francia che hanno... Ah sì, di Macron ne abbiamo parlato, certo. Hanno fatto... Lì è arrivato un segnale abbastanza forte, mentre Macron aveva sempre avuto come sfidante, diciamo, la destra, adesso il pericolo gli arriva da sinistra, perché Mélenchon ha avuto davvero un risultato straordinario. Sì. Beh, Macron è sopra lui solo del più 0,09, quindi insomma... e poi anche lì c'è il tema dell'astensionismo che ha raggiunto un nuovo record storico, 52,49%, però vabbè, insomma, quindi evidentemente c'è proprio un malcontento per motivi diversi, chiaro, però un malcontento generale, no? E un ribaltamento anche delle cose, come giustamente detto tu, tra Macron e Mélenchon, insomma. È chiaro che se adesso nel ballottaggio, se Mélenchon dovesse avere un successo, Macron si troverebbe veramente in difficoltà. E insomma, questa Europa qua potrebbe ulteriormente andare in difficoltà, ecco, anche politica, non solo economica.
Va bene, allora alcuni mi scrivono di leggere i messaggi, ma abbiamo finito il tempo, non è che non leggo i messaggi perché non voglio leggere, ce ne sono molti tra telefono, YouTube, perché eravamo online anche sulle nostre pagine social, su Facebook, quindi ho cercato di, perché un amico che aveva già scritto, ho cercato di dare voce un po' a tutti, però insomma ci sarà modo di parlare di questi temi. Intanto Giancarlo Marcotti ogni giorno con il suo Finanza in Chiaro parla di questi argomenti, quindi seguitelo, potete scrivere direttamente anche a lui e potete seguirci in altri approfondimenti qui sulle fonti TV. Grazie Giancarlo Marcotti e a presto da noi, buon lavoro. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie e grazie a tutti voi per averci seguiti. Appunto, noi cerchiamo sempre di leggere tutto, ma a volte i tempi sono stretti, ma insomma, noi in base anche ai messaggi che mandate cerchiamo di capire quali sono gli argomenti che più vi stanno a cuore, quindi replicheremo sicuramente. Detto questo, noi ci salutiamo, adesso prosegue il nostro palinsesto sulle fonti TV, seguiteci anche appunto sui social per avere tutte le informazioni, seguiteci sul nostro canale YouTube e buon proseguimento di giornata, grazie per essere stati con noi.